penso di poter dire, ecco, con estrema sicurezza, che dipenderà sicuramente dal sottoscritto se dovessi continuare oppure meno. Da che cosa ci metto le motivazioni che dovrei andare a ricercare per continuare e capire realmente quanta energia mentale, quanta voglia di soffrire, quanta voglia di arrabbiarmi e di combattere ancora posso avere dentro, ecco, perché alla fine, come ti ho detto prima, i primi 15 anni li fai sulle ali dell'entusiasmo e della passione, gli ultimi ti devi inventare qualcosa. Io gli ultimi 10 mi sono inventato questo amore viscerale nei confronti della sfida, però è logorante, perché combattere sempre con un obiettivo sempre più grande, mentre stai invecchiando, poi è chiaro che è un qualcosa che si sente. Per cui di conseguenza devo e dovrò capire, insieme poi anche a un discorso con la società che faremo più avanti, a che livello di energie sarò e quindi se potrò continuare oppure meno. La cosa che invece mi fa stare veramente sereno è il fatto che qualunque sia il mio futuro, e quindi prendo in esame anche il fatto di smettere di giocare, mi sento molto sereno e gratificato per quello che è stata la mia carriera e per quello che penso di aver dato a me stesso e al mio movimento, al mio Parma, alla mia Juve, alla mia nazionale, e di averlo fatto con estrema fedeltà, con estrema serietà e con estremo altruismo, sempre mettendo davanti il bene della squadra, il bene del gruppo e anteponendo tutto questo anche a una sorta di egoismo che alcune volte può sembrare anche legittimo. E il fatto che io sia sereno all'idea di smettere di giocare dipende da tanti fattori, dipende dal fatto che sono una persona molto curiosa e conseguenza io, avendo fatto con tanto trasporto questo lavoro per 20 e passa anni, è chiaro che non ho potuto, diciamo, approfondire determinate materie, determinate discipline che mi incuriosiscono ancora adesso e che appena avrò un po' di tempo libero a disposizione mi sono ripromesso di andare fino in fondo, perché alla fine la cosa bella della vita realmente è apprendere cose nuove, erudirsi, migliorarsi, sensibilizzarsi, umanizzarsi, e secondo me questo tipo, la felicità realmente non è una destinazione ma è un percorso, no? E quando uno in questo percorso di vita ci mette tutti questi ingredienti non può aver paura della vita stessa e non può non avere entusiasmo. E poi vicino a me ho persone che fanno sì che questa vita possa essere ancora più bella, più a colori, più felice, e quindi ci metto i miei familiari, la nostra cerchia di amici, ci metto la Ila che è stata sicuramente un elemento molto importante per... E lei avrà un peso nella tua decisione? Lei ha un peso? No, lei è una mia sicurezza, quello è che vale molto di più, ecco. E quindi insomma, prestando il fianco a un futuro che magari potrebbe in linea di massima impensierirti o farti paura, quando hai degli ancoraggi e dei porti sicuri e certi, è chiaro che il tutto prende un altro valore e fa meno paura.